Giorno 301. Oggi ci sono molte notizie dalla regione di Donetsk. Qui i russi si sono spinti lungo tutta la linea del fronte e in alcune parti gli ucraini hanno anche condotto una serie di contrattacchi. Per quanto riguarda il gruppo Avdivka, come ricorderete, l'obiettivo principale dei russi qui è quello di portare Avdivka in una sacca avanzando da due direzioni contemporaneamente. Tuttavia l'accerchiamento dalla parte settentrionale si è rivelato estremamente difficile per i russi per una serie di ragioni. Devono attraversare la strada che si trova su un terrapieno. Dopo aver attraversato l'argine, finiscono immediatamente nella pianura di fronte a Kasno Rivka. E infine, gli ucraini controllano la montagna artificiale del Terricon. Quindi, poiché i russi si ritrovano in una situazione di notevole svantaggio tattico, sembra che abbiano smesso del tutto di assaltare Krasnorivka ma lo stesso non si può dire per l'area a sud di Abdivka, poiché qui i russi continuano a spingere ogni giorno, anche se gli ucraini sono molto attivi e contrattaccano i russi ogni volta che se ne presenta l'occasione. Gli ucraini hanno anche condotto un contrattacco su Opitne che purtroppo non ha avuto successo. Al momento controllano un importante checkpoint a nord dell'insediamento, mentre i russi controllano l'insediamento stesso. I russi hanno cercato di attaccare il posto di blocco da Opitne, ma i loro tentativi non sono andati a buon fine. Sembra inoltre che entrambe le parti lottino per allontanarsi a vicenda, quindi è possibile che non si vedano cambiamenti repentini in questa regione molto presto. Ed ecco perché i russi sembrano essere passati sulla difensiva, in attesa che i russi da Vodiane attacchino questo checkpoint da dietro. I russi a Vodiane sembrano mantenere alta l'intensità degli attacchi. Secondo le fonti russe, hanno conquistato con successo la parte settentrionale del villaggio, ma questa è la terza volta che ne rivendicano il controllo senza alcuna prova a supportarla. Secondo le fonti ucraine, i loro attacchi sono stati respinti, e a giudicare dall'azione degli ucraini sembra che i russi possano perdere l'iniziativa. Oggi hanno infatti attaccato le posizioni posteriori russe vicino a Pisky per minare le posizioni avoidiane. L'idea principale è quella di bloccare i rinforzi russi. È altamente improbabile che gli ucraini vogliano mantenere le loro posizioni qui per molto tempo, poiché il contrattacco russo è imminente. Ecco perché questa operazione avrebbe dovuto essere condotta per raggiungere obiettivi a breve termine, e il fatto che gli ucraini stiano cercando di limitare i rifornimenti e il supporto russo a Vodiane, nel breve termine significa che gli ucraini stanno preparando un contrattacco per liberare completamente il villaggio. Nel frattempo, i russi si stanno muovendo in direzione di Nevelske. Recentemente fonti ucraine hanno confermato che i russi hanno fatto progressi marginali e hanno preso il controllo di alcuni posti di blocco. Tuttavia i loro tentativi di avanzare ulteriormente sono costati parecchio, in quanto devono assaltare i campi con la fanteria che si trova sotto il fuoco incrociato. Alcuni sostengono che l'idea principale della presa di Nevesche sia quella di tagliare i rifornimenti a Krasnorivka. A prima vista sembra una buona idea perché, dato che le strade meridionali sono troppo vicine alla linea del fronte per essere utilizzate, questa dovrebbe essere la loro principale linea di rifornimento. Ciò significa che, se i russi tagliano questa strada principale da nord, gli ucraini a Krasnodarivka dovrebbero trovarsi nell'accerchiamento operativo o semplicemente in trappola. Tuttavia, questo non è vero: se guardiamo più da vicino, possiamo vedere che ci sono molte altre strade che portano a Krasnodarivka da molti insediamenti diversi. È vero che queste strade non sono asfaltate, ma dato che la temperatura è sotto lo zero e che gli ucraini devono percorrere solo pochi chilometri, è ovvio che i russi non sono nemmeno vicini a mettere in pericolo i rifornimenti e il supporto a questo gruppo, anche se dovessero prendere Neveske e stabilire un controllo indiretto sulla strada asfaltata settentrionale. Nel complesso la situazione nel segmento Adivka-Krasnodivka del fronte è abbastanza stabile e non vi è alcuna minaccia imminente per le posizioni ucraine.